Io sono un agricoltore e un allevatore di vacche frisone. La mia famiglia si è sempre occupata di questo. Già il mio papà, insieme a mio zio, il mio nonno, il mio bisnonno e per quanto ne so anche gli altri avi. Un giorno in Seggiovia Fritz mi propone di prendere in gestione la località, quindi Piamunè come stazione sciistica. Ho accettato e da lì è partita un po' la nostra storia in questo posto. Dopo 7 anni di girovagare per mezza Italia, andare via ai birrifici, ho detto: vabbè, io vorrei fare qualcosa per il mio territorio. Con un amico che lavorava con me già a Torino, abbiamo deciso di mollare tutto e abbiamo comprato la casa più diroccata di Melle. Abbiamo fatto per un anno i muratori e da lì abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato qui ad avere il locale di 80 posti che abbiamo oggi, 140 d'estate. Tutto nasce da due genitori straordinari. Mio papà 50 anni fa mi dice: se dai ascolto a me entri nell'ambito dell'alimentare. A 13 anni ho comprato il primo animale, ma io non mi sono mai sentito un commerciante, perché la zootecnia è un settore molto importante e così ho cercato di farlo al meglio. La mia scelta di produrre vino nasce da una passione condivisa con mio marito. Facevamo già il vino così per nostro piacere e abbiamo deciso di buttarci, insomma, nella mischia e di creare una vera azienda. La prima reazione di mio suocero, che poi all'epoca era proprietario delle vigne, è stata: ma voi siete matti? Quello che succedeva nel ristorante stellato era che io lavoravo a Cuneo, ma partivo e venivo nel giorno libero a raccogliere le erbe spontanee, i fiori o quello che poi mi piaceva utilizzare in cucina qui nella mia valle. E poi le stesse erbe che io trovavo gratuitamente qui a casa mia le rivendevamo a dei prezzi che non mi sembravano corretti, non mi sembrava una cosa giusta. E quindi l'idea di tornare in valle, uno, è stata proprio perché le cose che mi piaceva utilizzare in cucina erano qua. E due, perché magari potevo fare il mio ristorante e ricreare il mio posto, che doveva essere un posto in cui chiunque, anche chi aveva solo 20 euro da spendere per un pranzo, poteva venire qui e mangiare cibo di qualità. Ci siamo ritrovati nel giro di 3 mesi a dover costruire quello che era il rifugio, perché quelli erano i tempi e dovevamo aprire. Lì c'è stato un momento in cui abbiamo vacillato, nel senso che abbiamo detto: ma qui è veramente dura. Però il mio compagno mi ha detto: siamo arrivati fino qua e secondo te adesso dobbiamo mollare? No, adesso è il momento di darci dentro, adesso le cose andranno meglio. Aveva ragione. Gli inizi sono stati durissimi, e andare a bussare alle porte dei ristoranti e dire: guardate, vi propongo un vino che facciamo noi dalle colline che sono dietro casa vostra, non hanno tanta storia, ma sono buoni lo stesso. Insomma, è stato difficile perché chiaramente parlavamo di una cosa nuova, anche se di casa, ma comunque sempre nuova. Poi, piano piano, sono arrivate le prime soddisfazioni, i proprietari dei ristoranti assaggiavano il vino e poi lo ricompravano. E piano piano siamo cresciuti effettivamente, quindi dalle 2000 bottiglie iniziali siamo arrivati progressivamente alle 12, ora alle 15.000 e pensiamo di arrivare a un massimo di 20.000 bottiglie. Oggi c'è poca gente in campagna, io sono da solo a gestire un'azienda agricola con l'aiuto di mio papà che è pensionato e due dipendenti. Un tempo mi ricordo che si faceva praticamente quasi tutto a mano, compresa la mungitura. Questo mondo moderno è inimmaginabile senza energia. Senza energia dobbiamo pensare di tornare indietro di 70-80 anni. Ho iniziato quindi all'età di 17 anni a fare birra a casa e dopo un anno e mezzo mia madre mi ha detto: ok, togli tutti questi pentoloni da casa, perché poi io facevo le fermentazioni in camera, facevo robe strane, e mi ha detto: senti, smettila, o lo fai diventare come un lavoro o se no togli questa roba da qua. E allora gli ho detto: vabbè, allora lo faccio diventare come un lavoro. Tutto è nato un po' da un viaggio che abbiamo fatto in Belgio io e Chico anni fa. Siamo tornati, mi ha detto: facciamo la Boulang e la birra belga. Adesso abbiamo 8 birre, ho già un range che copre abbastanza
tutti i palati. Ed è stata un po' una scommessa, ricordo all'inizio i suoi genitori, i miei, i nostri amici in comune, eccetera, cioè, a me è un po' una cavolata, invece poi noi siamo testardi e quindi abbiamo voluto puntare e poi fortunatamente abbiamo avuto ragione per ora, fino ad oggi. Io la prima immagine della cucina che ho è quella a 5-6 anni arrampicata sulla sedia a vedere mia nonna che faceva agnolotti piuttosto che gnocchi o altre preparazioni per tutta la famiglia. In casa mia non si è mai comprata una verdura, non si è mai comprata una frutta, perché mio padre ha sempre fatto l'orto. Sapevo già in prima media che avrei fatto quel mestiere nella vita. Ho frequentato l'alberghiero di Dranero e poi da lì è stato un percorso di 10 anni in ristoranti stellati, fino ad arrivare ad avere la mia stella Michelin, diciamo. Con la stella Michelin ho deciso di abbandonare quel mondo lì per dedicarmi proprio un po' di più al mio territorio e a quello in cui stavo cominciando a credere. Proprio per questo l'agriturismo che ho aperto si chiama RACE, cioè Radici. Ho costruito un'azienda a Valcarni, ho fatto una filiera carne con un mangimificio per poter avere la continuità del prodotto. Sto lavorando molto sul non antibiotico, visto che questa carne la mangiano anche i miei nipoti, non vorrei mai che ci fosse qualche cosa che non va. Sono numerose le famiglie, perché per il secondo anno consecutivo abbiamo regalato a tutti i ragazzi fino ai 15 anni di tutta la vallata lo stagionale per sciare gratis. Pensiamo che se le attività vengono promosse solo tra chi già le pratica, la quantità di gente che comincia a fare sport di un certo tipo non può aumentare. Abbiamo cercato di creare un luogo dove nella famiglia che arriva con la macchina, se ci sono 4 persone, uno può sciare, uno può ciaspolare, uno può prendere il sole, l'altro può giocare al parco giochi. Mi è sempre piaciuto tutto quello che ruota intorno al mondo del vino. Non è solo produzione, ma anche un ambiente, un clima che crea il vino. Vedo un bel futuro per l'azienda, perché secondo me questo territorio ha delle grandi potenzialità. Mi vorrei vedere più coinvolta in un gioco di squadra, perché un'azienda da sola non riesce a fare territorio. Ci vogliono più aziende che condividano dei principi e anche la voglia di riscatto. Nel momento in cui i miei figli dovessero fare altro, io andrò avanti. Sarò orgoglioso di loro qualsiasi scelta facciano in campo lavorativo. La mia non è stata una scelta difficile. Io ho solo sempre seguito quello che sentivo e quindi sarebbe stata una scelta difficile continuare a stare in città. Quindi a chi mi diceva ma come fai? Io dicevo io sto benissimo qui. 2 anni fa è arrivata una ragazza che ha vissuto 2 anni a Londra e ha detto ma io vengo a lavorare a Melle con voi. Il colloquio è stato io convincere lei a non venire. È stato pazzesco perché gli dicevo, detto, ma tu sai cosa stai facendo? Stai venendo in un paese di 200 abitanti? Detto, sei sicura? E lei mi ha detto sì, sono sicura. A me Londra ha tolto, io voglio riprendere. La montagna bisogna saperla vivere nel modo giusto, quindi devi imparare a conviverci. Non penso ci sia un giorno in cui non arrivo su e non faccio una foto, mai. Il giorno che smetto c'è qualcosa che non va. Secondo me il tesoro più importante è che se uno fa qualità, il profitto viene poi da sé, viene dopo.